queste sono le uniche cose che sapevo fare quando avevo 14 anni. Il rullo non sapevo neanche cos'era, il rullo doppio colpo, destra, destra. Sapevo solamente che questo qui riuscivo a farlo abbastanza veloce. E ero contento perché avevo 14 anni e mi piaceva tanto suonare, non la batteria perché ancora non l'avevo. Iniziai proprio nella scuola dal maestro Ferretti a 14 anni, prometto che sono autodidatta. Non sono orgogliosamente autodidatta, mi dispiace proprio non avere preso delle lezioni, ma una volta non c'erano le scuole, non c'era niente. Quindi si imparava dai dischi, si cercava di capire cosa succedeva nei dischi che si ascoltava e dove la batteria si sentiva anche non benissimo. Ferretti mi insegnò un paio di cose e basta, che le bacchette non si tengono così. Questa è la prima cosa che mi ha detto, che si poteva tenere così, impostazione dritta, io parlo rigorosamente in italiano, o tradizionale, che era questa, facendo suonare spesso la pelle, lasciando andare appunto, lasciandolo libero dalle dita, in modo che il legno potesse suonare insieme alla pelle. Poi mi dava degli esercizi strani, mi metteva delle gran crome, così, però con mani, anzi gli esercizi li dava, me li scriveva mia madre o mia sorella, perché lui diceva, tanto fa mettere le mani destra e sinistra, ognuno a loro, l'importante è che non siano mai uguali. Quindi, a caso, questa cosa qui è stata il primo approccio che ho avuto con la lettura, cioè guardare gli ottavi e guardare sopra SSDD, destra, destra, sinistra, destra. Dopo mi si anche degli accenti. E questo qui fu l'unica lezione che mi diede il maestro Raul Ferretti. Era gobbo, aveva due gobbe ed era con una gamba più corta dell'altra. E aveva una testa molto grande, che era esattamente grande come tronco, difatti a Ferrara lo chiamavano quella cosa che usano i palombari, che si chiamano, come si chiama quella cosa? Lo scafandro. Esatto, lo chiamavano scafandro perché era la testa che sembrava veramente uno scafandro. Quindi queste sono le cose che mi avevano insegnato. Io sentivo che allora i